Però questa è bella, perché c'è tanta gente che viene, che la guarda, poi sta per un giorno lì, si annoia. Ma i cavalletti li avete portati? Vai, ok, però chiudiamolo. Così facciamo vedere anche il processo. Che mettono una mano sopra, forza. Uno, due, tre. Viva le mamme! Bello, viva! Prima di tutto grazie per essere intervenuti e grazie per condividere questa giornata speciale. Un grazie particolare all'assessora Pagani, alla dottoressa Pagani, per aver accettato il nostro invito, ma naturalmente a Tramway per quanto riguarda questa bellissima mostra che insieme alla nostra referente filatelica, vieni qui Loredana, dai, alla nostra referente filatelica e al direttore dell'ufficio postale, il presidente viene con noi. No. Chi per lui? Giuseppe. Dai, forza. Hanno voluto costruire questo bellissimo momento di celebrazione, naturalmente in questo caso nella casa di Poste Italiane, quindi nelle mamme italiane, ma connetterle come Poste Italiane fa ogni giorno con le mamme di tutto il mondo. Quindi questa bellissima mostra che testimonia questa relazione fondamentale e che naturalmente è una relazione generativa, che Poste Italiane si occupa ogni giorno di coltivare e naturalmente con ottimi esempi, e abbiamo avuto due testimonial d'eccellenza e volevo invitare qui Alessandra Clericò e a Giangrasso Concetta, Maria Concetta, prego, Maria Concetta, che hanno raccontato delle tante mamme che lavorano in Poste Italiane, perché sappiamo che la presenza femminile supera il 60% anche sul nostro territorio, raccontare la propria esperienza. Per chi è una mamma da tanti anni e ha diversi pargoli da crescere, naturalmente con l'aiuto dei nonni che peraltro sono anche qui presenti, e per chi naturalmente è di giovane esperienza sia nel mondo di Poste Italiane sia nell'esperienza di mamma, e sta dimostrando un ottimo esempio di per coniugare il tempo di vita e il tempo di lavoro. In questo Poste Italiane è veramente direttamente impegnata, ha diversi progetti, l'iFeed che segue proprio le mamme per alimentare la capacità di gestione del tempo, di organizzazione, di pianificazione, di armonizzazione, di empatia e di spazio relazionale, proprio per migliorare gli aspetti in famiglia, gli aspetti del lavoro, ma anche per chi si approccia a diventare mamma o rientra o sta per rientrare al lavoro con il progetto MAM, perché va ad alimentare quelle soft skill che possono essere utili veramente a rendere più capace una mamma di affrontare le sfide quotidiane. In tutto questo le politiche sociali, e quindi poi lascio la parola appunto all'assessore che ci rappresenta e ci connette alla realtà appunto del territorio, le politiche sociali diventano strategiche sia nel rapporto di lavoro, sia nelle agevolazioni e facilitazioni, dal rientro dalla maternità all'orario ridotto per allattamento che proprio stiamo fruendo nel caso di Maria Concetta, consentono effettivamente di valorizzare questa presenza al lavoro, questa produttività che una mamma sa esprimere, questa relazione che si concretizza ogni giorno, ma coltivando appunto anche una crescita sana della famiglia e dei rapporti naturalmente sociali. Quindi lascerei subito la parola all'assessore per naturalmente una testimonianza e una valorizzazione di questi aspetti. Grazie, prego. Grazie mille, buongiorno a tutti, porto ovviamente i saluti del sindaco, di tutta l'amministrazione e i complimenti a tutti voi per questa scelta. Avrei voluto valorizzare questo ruolo materno e anche l'impegno che ci è voluto posto proprio per allestire questa mostra.
mi sono interrogata prima di venire e mi sono detta: ma cosa vado a dire? E allora ho pensato al mio ruolo. Anch'io sono mamma di tre ragazzi ormai. Quindi come la nostra Alessandra. Forse qua sono più piccoli, quindi lei è in un'altra fase. E mi sono proprio chiesta qual è il ruolo della mamma. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata funambolo, perché la mamma ha proprio questo ruolo di stare un po' in equilibrio, no? Tra il lavoro, i figli, gli umori del marito, dei figli, della gestione della casa, la gestione del lavoro, insomma. È un lavoro, veramente, è un lavoro, cosa che passa un po' sempre in secondo piano, no? Questo ruolo, perché è vero che le donne devono lavorare, ma le donne lavorano al lavoro e lavorano anche a casa. E anche questo continuo mutamento di questo lavoro, perché all'inizio è un lavoro di cura, più che altro fisico, no? Fatica fisica. E poi bisogna essere sempre pronti a, come dire, cambiare pelle e adattarsi anche alla crescita dei figli, a quello che succede nelle fasi della vita. Le fasi della vita, che sono sempre imprevedibili e sono sempre un modo per rimettersi in gioco. Quindi, insomma, questa è una gioia immensa, ma è anche una grande fatica, e secondo me questa giornata serve proprio per valorizzare questo impegno costante. Proprio ieri ero a un evento e parlavo con delle signore, c'era una che era una mamma come me e una signora che invece era diventata nonna, e diceva: sapessi, io sono ancora più impegnata adesso, perché adesso mi devo occupare di tenere, insomma, ancora le fila della famiglia con le figlie che si sono ormai sposate, ma adesso ci sono i nipoti, quindi io devo pensare anche a come gestire questa cosa dei figli e cercare di incidere sui nipoti. Insomma, verissimo. Mamma si diventa una volta e si rimane. E si rimane per sempre. Quindi, insomma, sono veramente molto contenta di questa cosa. E ecco, volevo dire solo un'ultima cosa e ricordare alle mamme che non siamo solo mamme, quindi ricordiamoci di tenerci sempre degli spazi, tenerci un pezzetto di vita solo nostra, perché questo è importante per mantenere questi equilibri in perfetto ordine. Grazie. Grazie a voi. E da moglie le posso confermare che la regia è impegnativa, e da questo punto di vista naturalmente la collaborazione con naturalmente i papà, i nostri mariti, è fondamentale, proprio perché le mamme non sono più solo mamme, ma sono mamme che lavorano, mamme impegnate, mamme che hanno una dimensione da relazionale da sviluppare, e dall'altra parte anche nel lavoro. È quanto più importante seguire e accompagnare le mamme, questo lo dico anche per i colleghi, nel momento in cui rientrano, e qui abbiamo una mamma che in questo momento è ancora a casa, vieni, avvicinati, e che proprio in diretta ci ha portato il piccoletto, e che rientrerà nei prossimi mesi, sta affrontando appunto questo momento dedicato, sapendo poi che strada facendo naturalmente dovrà, ma l'ha già provato, perché è di seconda nascita il bambino, e quindi è una mamma che è già temprata. Tutto questo ci dice che anche all'interno degli ambienti di lavoro aiutarsi, collaborare, fare in modo che proprio al rientro o prima che stiano a casa, e di questo è importante il ruolo del direttore dell'ufficio postale, giusto Giovanni? Qual è il ruolo del direttore dell'ufficio postale per gestire un po' tutte queste dinamiche? Beh, insomma, il ruolo del direttore in questo momento, maggior ragione, io sono contento che ovviamente abbiamo due neomamme, insomma, neomamma, insomma, e invece la collega da poco che ha partorito. Beh, il ruolo del direttore ufficio postale è ovviamente quello di coniugare, no, le esigenze che giustamente le mamme hanno, come giustamente avete detto voi precedentemente, con anche la parte lavorativa, e di questo, come diceva la direttrice di filiale,
effettivamente Poste Italiane valorizza molto la parte femminile, quindi diciamo che siamo contenti di farne parte di questa grande famiglia. Grazie, grazie. E lascerei la parola alle mamme, quindi da chi è, ha più esperienza e chi è di nuova esperienza. Allora, io sono mamma di 3 figli, Giulia 10 anni, Daniele 9 e Cristian 3. Coordinare tutto è difficile, bisogna essere organizzati e comunque devo anche ringraziare i nonni che sono anche presenti perché mi aiutano tanto nella gestione dei bambini e mi permettono comunque di lavorare in maniera serena e tranquilla e dedicarmi anche ai miei figli a casa. Quindi l'organizzazione e la pianificazione è propria, ma anche di chi collabora, no, con la gestione familiare. Molto bene. E a te? Io sono mamma di Aurora, la bambina di 8 mesi, e sempre devo intraprendere un nuovo lavoro sapendo anche che devo imparare a fare la mamma, però con l'aiuto del papà e ogni tanto dei nonni che cercano anche di venirci incontro, ci stiamo riuscendo. Benissimo, bravo. Poste Italiane vuole celebrare e rimarcare in Italia e con questo messaggio di questa mostra anche nel mondo che questo è possibile, e peraltro proprio negli indici internazionali che valorizzano la presenza delle donne in azienda e anche delle mamme e quindi delle politiche di sostenibilità che le aziende naturalmente sono impegnate sempre di più a favorire, questo diciamo si materializza ma anche si concretizza da come l'avete raccontato voi nella realtà, e quindi questo non può che essere un buon cammino che con l'aiuto delle amministrazioni sociali e quindi con l'assessore alle politiche sociali in primis e naturalmente la collaborazione del sindaco e con tutte le figure preposte che possono agevolare sia le aziende che le amministrazioni che naturalmente le partite IVA anche, che da questo punto di vista sono messe anche a dura prova, no? Nel sostenere questi aspetti di equilibrio, che possa essere sempre un cammino che possa dare valore come in questo caso, con assoluta tranquillità, è veramente bellissimo, con assoluta tranquillità ma anche con quella gioia che la vita porta da una nuova nascita. Quindi complimenti a tutti, buona festa per chi la mamma ce l'ha, per chi per caso o per qualsiasi motivo volata in cielo, una preghiera e quindi un augurio speciale ancora di più. Buona giornata e buona festa della mamma a tutti. Grazie. È gradito formulare un augurio speciale alle mamme che sono qui presenti e intervenute. Le altre cartoline sono perfetto. Complimenti. E complimenti, e naturalmente un piccolo pensiero anche alle altre mamme intervenute, lo consegneremo dopo. Buona giornata e viva Poste, viva le donne in Italia e nel mondo. Grazie.